Salve a tutti i guardiani, qui Giuseppe Signorello, alias Sir Capibara che vi parla, benvenuti qui oggi in questo nuovissimo video in quale vedremo insieme come ottenere il fucile da ricognizione leggendario di Anna Bray, chiamato Braytech. Per i più nostalgici questa impresa è praticamente molto simile a quella che fu quella del Necrochiasmo, Necroabisso, ossia un'evoluzione di un'arma leggendaria a un'esotica. Ma questa guida tratterà esclusivamente la versione leggendaria, quindi l'ottenimento di questa versione. Per prima cosa dovrete completare la campagna principale di La Mente Bellica, quindi anche in questo caso è richiesto questo DLC. Una volta aver completato quindi la campagna e aver parlato con Anna, si riceveranno due item, uno inerente alla quest del simulatore dormiente, che potete vedere in un'altra guida da noi realizzata, e un altro che sembrava apparentemente inutile, che si chiama Alba Incipiente. Questo primo step chiede di completare tre pattuglie. A completamento di queste tre pattuglie normalissime si torna da Anna, e questo piccolo pezzetto di equipaggiamento scompare nel nulla. Quindi inizialmente si pensava a qualcosa di buon misterioso, ma dopo una settimana, quindi il reset settimanale successivo a quanto avete consegnato questo oggetto ad Anna, praticamente questa vi chiederà di tornare da lei e vi dirà di dover compiere 25 uccisioni con la Valchiria. Ora, io vi consiglio il metodo più semplice, che è quello del protocollo di intensificazione nel caso in cui foste provvisti di chiave dell'armeria Rasputin, in quanto magari assicuratevi che non ci siano molti giocatori nell'area in modo da avere tutti i nemici per voi. Nel giro di 1 o 2 valchirie già avrete finito questo step. In alternativa c'è anche l'evento pubblico del Warsat. Una volta aver finito questo evento pubblico si passerà a quello successivo, che praticamente sarà quello di dover completare l'avventura eroica degli psionici su Marte. E una volta averlo fatto dovrete andare nel settore perduto, ossia i sotterranei Maadim, il settore perduto della deriva glaciale. Lì dentro ci sarà un nodo, come quelli lì che avete trovato durante la quest del simulatore dormiente, e interagendo con esso si otterrà un equipaggiamento che dovrà essere portato da Anna. Ritornate quindi da Anna, dirigervi in realtà nel terminale che stanno proprio lì vicino, sulla sinistra, e quindi ritornate da Anna, la quale vi darà il fucile da ricognizione Braytech. Per il resto dell'impresa della lancia di Polaris bisognerà attendere probabilmente prossima settimana, quindi un'altra settimana dopo questi procedimenti. E probabilmente verrà richiesto anche di completare qualche livello del protocollo di intensificazione, ancora non lo sappiamo, si vedrà più avanti. Quindi per questo video è tutto, se il video vi è piaciuto invito a lasciare un bel feedback e noi ci sentiamo in un prossimo video. Ciao ciao!